decenni che oramai hanno abbandonato la cronaca e hanno acquistato la storia da poco, perché da poco sono trascorsi. E dicevo, le tesi che parlano di Ulino Gaetano ucciso e non vittima di un sinistro casuale non sono una mia originale ricostruzione. In realtà, come hanno detto pure gli amici testé intervenuti, vi sono stati altri autori che hanno sottolineato questa tragica ricostruzione, cioè che Ulino Gaetano sia stato ucciso e non sia stato invece la vittima casuale di un sinistro casuale. L'avvocato Franceschetti, Gabriella Carlizzi, insomma due autori, Gabriella Carlizzi purtroppo prematuramente scomparsa, hanno parlato di questa ipotesi. Per la verità lei è prematuramente scomparsa, carissimi amici. Invece l'avvocato Franceschetti ha avuto un forte esaurimento nervoso, non vorrei che io, insomma, dopo questi due, vabbè, insomma, abbiamo un premesso consigliata e quindi da questo punto di vista speriamo di essere coperti. Dicevo, è nata quindi questa idea di studiare i testi di Ulino Gaetano, perché accanto alla teoria molto argomentata di Franceschetti, non vi era però un approfondimento o non vi era neppure una minima attenzione ai testi di Ulino Gaetano. Cioè, se si va a affermare che Ulino Gaetano sia stato assassinato, e l'assassino non è certo un atto indolore o facile da realizzare, c'era la motivazione, i moventi o le motivazioni alla base di questa ricostruzione tragica, e nessuno stranamente aveva mai badato, approfondito le tematiche, le simbologie e diciamo i messaggi che si celano nella scrittura, nelle narrazioni musicali di Ulino Gaetano. Io per la verità mi sono cimentato con grandissima passione, perché a livello passionale, poi ci vuole passione passionale, faccio l'avvocato, che è una professione bellissima, certe volte pesante, ma viva Dio, interessarsi di musica, fare dei programmi radio, alla radio, è un bellissimo passatempo. Franco ha quello della numismatica come me, ma lui c'ha molti più soldi e molte più monete di me, quindi io mi accontento, Franco, di poche monete e di tanta passione alla radio. Quindi nel corso degli anni, risentendo più volte le canzoni di Ulino Gaetano, trascrivendole letteralmente, rapportando gli anni di scrittura delle singole canzoni, rapportando i testi a fatti che hanno sottolineato un po' la storia e la cronaca d'Italia, ecco che nascevano delle coincidenze all'inizio, delle coincidenze incredibili. Poi, per quanto mi riguarda, queste coincidenze, più avanti si andava, erano delle vere e proprie conferme, non erano delle coincidenze. Per la verità, in questi giorni sono stato contattato da tantissimi giornalisti, anche della RAI, anche di Mediaset, tantissimi giornalisti delle testate più importanti. E praticamente c'è stato un giornalista che tra le righe si è proclamato massone, onorevole milanese, infatti parliamo di massoneria deviata, di massoneria buona, e ha detto sì, ma in fondo, Ulino Gaetano nelle sue canzoni si è potuto anche limitare a far che cosa? A leggere i giornali e a riportare ricostruzioni o ipotesi che dai giornali stessi si potevano dedurre. In realtà non è assolutamente così. Questo è un modo molto raffinato per sminuire una figura geniale e anche scomoda, se vogliamo, come Ulino Gaetano, certo. Perché, in effetti, se andiamo ad esaminare la cronologia di avvenimenti, se andiamo ad esaminare la composizione proprio temporale cronologica delle sue narrazioni musicali, noi vediamo che in realtà Ulino Gaetano addirittura precede i fatti. Cioè precede delle notizie, precede delle ricostruzioni, svela dei segreti che solo qualche anno dopo, molti anni dopo, vanno a finire sui giornali. Non è che lui legge i giornali e scrive delle narrazioni musicali. E vi posso fare degli esempi lampanti per dimostrare la sua grandezza e la sua profondissima legata esperienza ai suoi tempi. Nel 1976, una delle sue canzoni più conosciute, qual è La Berta Filava, lui parla di due misteriosi nomi,
che sempre poi sono stati confusi con una donna di facili costumi che era la Berta, e Mario e Gino erano due personaggi qualsiasi che flirtavano, facevano l'amore con sta Berta, e quindi questa era l'interpretazione di una canzone famosissima e bella come la Berta di Lava. In realtà così non è assolutamente. Questa è una canzone del 76. Ecco, bravissimo, come dice il senatore Compagni, come io evidenzio nel libro, nel 1976 interessava già da qualche anno uno degli scandali, anzi forse lo scandalo, non forse, sicuramente lo scandalo più grande da un punto di vista economico-finanziario, di corruttela, di corruzione politica della storia d'Italia, forse secondo solo a quello della Banca Romana degli inizi del Novecento. Addirittura al cambio attuale parliamo di circa le cifre che valgono intorno ai 2.000 miliardi di lire, quindi circa, insomma, cifre altissime. Ebbene, Mario e Gino in realtà, nella coraggiosa e immaginifica ricostruzione di Nino Gaetano, non erano due banali innamorati corteggiatori di una famosa o non famosa Delta. Mario e Gino, lui anticipa già i nomi dei due politici che verranno rinviati a giudizio per lo scandalo Lotti, appunto per lo scandalo più scandaloso della storia d'Italia. Perché Mario e Gino e perché Berta? Mario Tanassi e Gino Cui, come diceva il senatore Compagna. Berta perché mutua il nome da Robert Gross, il fondatore della Lockheed, cioè della casa aeronautica americana che la gira con le mani tante tangenti di paesi occidentali e anche in Giappone per far sì che questi paesi acquistassero i prodotti aeronautici della Lockheed. Come arriviamo a questo e perché? Perché in una canzone successiva, dell'anno successivo, 1977, sempre in maniera coraggiosa, Nino Gaetano fa tutta una serie di nomi e di individui in quei nomi in maniera mirabile chi sono in realtà i veri responsabili dello scandalo Lockheed, facendo nomi e cognomi, arrivando ad individuarli in una maniera incredibile, magari leggendo il libro, perché a questo punto non vi voglio svelare quale mirabile ricostruzione fa per arrivare a questi nomi, e svela la verità su questo affare Lockheed. Quindi quel giornalista massone che mi ha chiamato e che mi ha intervistato, per la verità ha riportato molto fidelmente quelle che erano le mie dichiarazioni, però poi dice, in realtà Nino Gaetano legge i giornali e parla. Non è assolutamente così, perché ribadisco, lui anticipa gli avvenimenti e addirittura svela fatti e segreti che dovevano rimanere, che poi non sono mai finiti sui giornali.